Virus, l'inferno dei morti viventi. Si torna a parlare di Bruno Mattei, ragazzi, si torna un po' alle origini del canale e spero che questo video vi incuriosisca, perché Virus, secondo me, in pochi lo hanno, cioè in pochi tra quelli innocenti, che so che tra di voi ci sono dei masochisti all'ultimo stadio, quelli innocenti Virus potrebbero non averlo visto. Vi dico una cosa, prima ho fatto un fumetto, Errori Mortali, ed è pure finito in più venduto su Amazon. Questo fumetto, tra l'altro, ha generato dei meme per via di questa tavola qui, l'hanno messa dappertutto e neanche si sa che l'abbiamo fatta noi sta tavola, quindi vabbè, insomma. È un fumetto disegnato da Nicola Palmieri, che è uno che non fa il disegnatore di mestiere, non fa neanche il disegnatore per divertirsi, proprio non disegna, non ha mai disegnato, infatti i disegni fanno un po' cagare, ma la storia l'ho scritta io e tranquilli ragazzi, la storia è una stronzata, quindi spero vi piaccia, vi metto il link qui in descrizione e vi avviso pure di un'altra cosa, sabato su questo canale ci sarà una live con Vania De Rosa e Marino Guarnieri. Chi sono questi due? Sono una modellatrice e anche animatrice, mi pare, e il regista, uno dei registi di Gatta Cenerentola, questo film di animazione italiano che mi ha davvero sorpreso. Mi è piaciuto molto e in questo film si canta spesso e mi è piaciuto. Ora, parleremo con loro, gli faremo delle domande in live, gli farò delle domande io, ma spero che gliene facciate molte anche voi, quindi siate numerosi, perché questa secondo me è una bella live per un canale di cinema, cioè invitiamo dei cineasti e gli chiediamo quello che ci pare. È bella o no questa cosa? Cioè, vi rendete conto che bel contenuto che vi porta Sinergo? Sono un figo sì o no? Sono un figo, eh? Ok, allora, prendo il Virus, l'inferno dei morti viventi. Gran film questo Virus, io lo adoro. 1980, film di Bruno Mattei e non solo. Questa è una piacevole, allegra e proficua collaborazione artistica tra Bruno Mattei e Claudio Fragasso. Chi è Fragasso? Fragasso è quello di Trolls 2. Che tra l'altro Trolls 2 è un film che, anche se non l'avete visto, sicuramente l'avete visto passare. Se non l'avete visto tutto, ne avete visto un pezzetto. Oh my god! Dai, l'avete visto almeno passare, Trolls 2. Ecco, quello è Claudio Fragasso. Quindi, Bruno Mattei più Claudio Fragasso, Nitro e Glicerina. Roba fantastica. Virus è un film del quale voglio parlarvi senza fare troppo spoiler. Cercherò di mostrarvi alcune sequenze, ragazzi, ma sapete come funziona su YouTube. Sono diventati sempre più attenti a queste cose, sempre più paranoici con il copyright. Il sangue non si può, le tette non le puoi far vedere. Praticamente posso farvi vedere titoli di testa e titoli di coda. Perché Virus è sbudellamenti, zinne e sbudellamenti di bambini. È un capolavoro e infatti è considerato il capolavoro di Mattei. Quando dico capolavoro, capite a me. Qual è la filosofia di Mattei, la politica di Mattei quando lavora? Niente. Mattei ammette candidamente, anzi ammetteva perché buon'anima non c'è più, ammetteva candidamente che dei suoi film non è che gli fregasse poi tantissimo, a volte neanche ne andava a vedere al cinema, e il metodo di lavoro era il seguente: meno spendiamo per fare il film, meglio è. Più lo facciamo in fretta, meglio è. Più riusciamo ad arrangiare, più siamo contenti. E in genere i film di Bruno Mattei erano delle traduzioni apocrife di quelli che erano i film che arrivavano d'oltreoceano. In questo caso Virus, l'inferno dei morti viventi, è un tentativo di portare un film alla George Romero e di portarlo, nonostante già Romero non lavorasse con alti budget agli inizi, di portarlo a un budget proprio ridicolo. E Virus, l'inferno dei morti viventi, è in effetti la prima opera di Mattei che esplora l'universo zombesco. Aveva fatto un sacco di film di nazi, porno nazi, erotici nazisti e tanta roba bella di quel tipo, e poi si è trasferito sul filone horror. Deve aver pensato, oh cazzo, fighissimo il filone zombie, cioè tu prendi un mucchio di comparse che non devono saper recitare, che non devono neanche parlare, gli butti la merda in faccia e hai fatto un'orda di zombie. Sì,
più o meno funziona così. Anche il western potremmo dire che si tratti di una distesa di sabbia, un uomo, un cavallo, un paio di pistole. Però Sergio Leone potrebbe avere qualcosa da ridire, no? Ecco, Mattei però vede il lato superficiale di questo filone zombie e realizza Virus, che però, cioè, bisogna dirlo, dal punto di vista proprio del plot, non è male. Questa invasione zombie ha un motivo, ed è un motivo interessante, un motivo potente. Non siamo di fronte al solito necromante, non siamo di fronte al solito virus del cavolo che fa una roba ma giusto per. No, qui c'è un virus, perché se no non si chiamava virus, ma questo virus nasconde in realtà un bel messaggio, un messaggio molto forte, molto potente, e un attacco ai poteri forti. Porco Giuda, ragazzi. Peccato che poi la realizzazione del film sia una merda e quindi si perda un po' il messaggio, però di base direi che il film si regge. La realizzazione del film è qualcosa di imbarazzante, perché ci sono i classici canoni del film di Mattei, ovvero una recitazione che o è morta o è sopra le righe, e in effetti gli attori vanno dall'inespressività totale a Franco Garofalo, l'overacting fatto persona. Ci sono delle scene dove questo urla come un pazzo, fa delle facce, è molto intenso. Qui si chiama Frank Garfield, però è Franco Garofalo. Anche Bruno Mattei non si chiama Bruno Mattei, si chiama Vincent Dawn. Tra l'altro questo mi pare sia il primo film in cui si è fatto chiamare così. Dawn ha voluto richiamare Romero con questo termine. Ci sono attori terrificanti e va bene, è classica storia Mattei, ma comunque meno indecenti di quelli dell'era digitale di Mattei. Cioè, abbiamo visto insieme La Tomba. A confronto qua sembra di guardare un film di Tarantino a livello di cast, no? Posso dirlo, per me La Tomba è il vero capolavoro di Mattei. È forse il suo punto più basso, ma è il vero capolavoro di Mattei. Quindi la sua politica è quella di fare un film che funzioni come quelli degli americani, ma con un centesimo del budget, con un centesimo del talento negli attori, con un centesimo del tempo pure, perché fai film alla velocità della luce. E sono film che non si fermano davanti a niente, cioè sto virus si è ambientato in Nuova Guinea. Pensate che siano andati a girare in Nuova Guinea? No, hanno girato in Spagna. È tutta macchia mediterranea. Quindi ci sono continuamente questi cambi tra la vegetazione spagnola e la vegetazione della Nuova Guinea. E come? Semplice. Bruno Mattei saccheggia, ha sempre saccheggiato, in questo caso saccheggia un documentario. Credo lo abbia proprio acquisito, non lo ha saccheggiato come ha saccheggiato alcune scene di L'Armata delle Tenebre in La Tomba. Qui saccheggia sto documentario, ma penso lo abbia proprio acquisito. E in effetti userà delle scene di questo documentario pure per tappare certi buchi in altri suoi film. Mo, queste scene della Nuova Guinea, beh, sono scene di documentario naturalistico sostanzialmente, fanno da collante un po' a tutto il film, solo che la qualità visiva è leggerissimamente diversa. Diciamo che non c'entra un cazzo, per dirla proprio tecnicamente, cinematograficamente parlando, ed è la prima chicca, vedere come continuamente cambi la qualità visiva quando si va dalla Nuova Guinea alla Spagna. Nuova Guinea, Spagna. Fenomenale, veramente una roba fenomenale. Un'altra chicca incredibile di questo film è una scena di una violenza inaudita, dove c'è sto bimbo che viene zombificato e questo si mangia il babbo e poi gli sparano in faccia con un fucile. Oggi probabilmente penso che verrebbe bandito sto film. Penso che le pancine lo farebbero ritirare dal mercato, non lo so. Però c'è questa cosa che è tanto cattiva, esattamente come è cattiva la scena di Anthropophagus, che non è di Mattei, ma è comunque sia lo stesso concetto di violenza e di cruenza che oggi non sarebbe più tollerata, in cui George Eastman prende il feto dal grembo di Serena Grande, mi pare, e se lo mangia, cioè mangia un feto di una donna incinta. Sono delle cose nel cinema italiano, ragazzi, non avete idea. Ecco, all'epoca si poteva fare, Mattei ci si divertiva, proprio a detta sua, questi sono film di bassa macelleria, ovvero prendi due fegati di maiale, prendi qualche litro di sangue finto e hai fatto una scena pure forte, perché comunque sia la violenza costa molto poco ed è tanto di impatto sul pubblico. Se tu lo fai schifare è come se lo mandi sulle montagne russe. Mattei questa cosa la sapeva bene e ha sempre lavorato in maniera abbastanza furba da quel punto di vista.
anche con Nella terra dei cannibali, un altro film di Bruno Mattei che io adoro, lui fa il verso in realtà a un altro film, Cannibal Holocaust di Deodato, che è uno di quei film in cui addirittura si faceva difficoltà a riconoscere la violenza vera dalla violenza finta. Tante persone ci hanno costruito sopra dei miti a Cannibal Holocaust. Per fortuna, quando la violenza la fa Mattei, è fatta così male che si vede benissimo che è finta, però lui l'ha sempre ricercata, sta splatterosità. Ci sono delle scene cult, e sono cult perché non hanno senso, con questi zombie che cambiano completamente modo di agire. C'è una scena in cui c'è Franco Garofalo che si offre spontaneamente a un'orda di zombie dicendo loro: mordi qui, che vuoi, la coscia, l'ala, il petto. E gli zombie non lo mordono, probabilmente inebetiti dal suo comportamento completamente stronzo. E poi c'è un'altra scena in cui uno dei soldati che prendono parte a questa spedizione in Nuova Guinea viene sbudellato mentre canta Singing in the Rain. Così, a caso. Però è una bellissima scena. È molto bella anche la scena di nudo. In questo film c'è un'attrice, tale Margie Newton, che a un certo punto si spoglia a cazzo di cane. Il termine cinematografico proprio tecnico è si spoglia a cazzo di cane. Cosa ci consiglia di fare? Esiste un solo sistema, una sola. Vuole andare a visitare un villaggio di nativi e nel farlo fa... No, c'è solo un modo per entrare indisturbati. Si spoglia completamente, c'è una bellissima inquadratura, proprio 16 noni sulle zinne. Si mette addosso delle pitture di guerra, sembra, non lo so, e va in questo villaggio. In realtà non viene mai approfondito il perché lei se ne vada lì nuda, e non viene mai approfondito il perché questi qui poi non la sbuzzano. Cioè, no, c'è solo un modo per non farsi ammazzare, nuda. Non vi svelo il finale, non vi voglio rovinare la sorpresa, ma spero che lo recuperiate, perché questo film è una pietra miliare del cinema di genere italiano. E molti magari mi verranno a dire: onda Sinergo, stai parlando di Bruno Mattei come se parlassi di Pasolini. Io non parlerò mai di Pasolini come parlo di Mattei, lo volete capire? Lo volete capire che per me questi film hanno un'importanza incredibile, soprattutto perché credo che siano film che verranno rivalutati col tempo. No, non dirò mai che sono buoni film, perché non è vero, cioè non è assolutamente vero. Però secondo me sono importanti, e tutte le volte che guardo un film di Bruno Mattei non posso fare a meno che sorridere per tutto il tempo, perché so come sono stati fatti, so con che spirito sono stati fatti, e anche se non lo sapessi sarebbe terribilmente evidente, perché si vede che sono fatti a cazzo di cane per tirare a casa il risultato. Ed è questo che mi fa impazzire del nostro Brunone. Bene ragazzi, la prossima volta credo che parleremo di... Non lo so ancora perché sto vedendo tanta roba, devo recuperare altrettanta roba. Volevo guardare Aquaman, vi dico la verità, ma non ancora è disponibile. Volevo affittarlo, ma non ancora c'è.